Sì, Mario, con il mister Alberto Fortezza e Andrea Gassoni per commentare questa vittoria del Perforte per 3-0 sul Sannano. Sì, innanzitutto saluto tutti quanti. Niente, io faccio innanzitutto i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita stupenda. Oggi io, fin dal primo minuto sono stati tutti concentrati, hanno fatto soprattutto quello che gli ho chiesto di fare, non abbiamo sbagliato niente, abbiamo solo rischiato su due palle inattive dal limite dell'area e basta, non ricordo altri rischi. D'altro canto noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato 7-8, non so quante palle gol, abbiamo fatto questi tre. Per me era importante, per noi era importante partire bene, cominciare bene in casa con una vittoria, ce l'abbiamo fatta anche per cancellare l'amarezza della sconfitta della Coppa. Vorrei dedicare questa vittoria innanzitutto al nostro giocatore che in settimana è scomparso il padre, a Marco Corelli, gli facciamo tutte le nostre condoglianze e un abbraccio forte. Meritavamo qualcosina in più perché sul dopo l'1-0 ha fatto due miracoli il portiere e abbiamo preso una traversa linea per fare il 1-1. Purtroppo ecco, la seconda via è questa, cioè rimboccarsi le maniche e ripartire da lunedì per cercare ecco, di affrontare la settembre che è un'altra partita difficilissima. Ringraziamo Francesco Fede, Mario ha più.